appunto, prima di presentarti, volevo anche raccontare ai ragazzi, io ho avuto una folgorata, il tuo libro che purtroppo la mostra non ho potuto vederla perché era in Canada, ma non, sì, è il libro del corso quest'anno. Ripeto, tra l'altro l'ho acquistato, noi ci siamo incontrati alla Triennale a Lisbona e io ancora conoscevo la mostra, ma non lo avevo letto con grande attenzione. Avevo il catalogo e devo dire che ho letto con grande piacere il tuo libro durante il lockdown, il che significa che è un tema interessantissimo, che lo avevo affrontato da un punto di vista storico e per l'allestimento, per la mostra che c'era stato al CCA. Ed ero appunto entusiasta, ma rileggerlo in un momento in cui tutti quanti stavamo vivendo un momento molto particolare è la dimostrazione di come una ricerca storica, no? Però può, alla luce della cronaca, dei fatti contemporanei, trovare una nuova vita. Ecco, non perderò la mostra che Fabrizio Gallanti mi ha detto che farete a Bordeaux. Quindi quella non la perderò sicuramente perché è vicina e verrò a vederla. Siamo tutti in mezzo di, sì, giusto, quell'affare. Sto cercando di utilizzare la stessa strategia per imparare con Noi, questo è un Domenico. corso nella scuola di design, perché io mi divido tra scuola di architettura e scuola di design. Il primo semestre sono nella scuola di design ed è il corso di teoria e metodi degli spazi multimediali. Quindi il tema dell'educazione, dell'imparare a distanza è un tema secondo me molto importante oggi ed è un tema molto importante per questo corso che farà una ricerca proprio basata facendo un'analisi, diciamo, di quelle che sono le varie, non solo le piattaforme di insegnamento, ma anche i social network, gli oggetti di design, e come possono entrare, no, nel mondo dell'educazione a distanza. Perché oggi quello che abbiamo fatto noi è stato un po' trasportare le pratiche di insegnamento tradizionale, trasmettendole attraverso delle piattaforme digitali e trasmettendole online. E questo, secondo me, come era stato fatto poi per l'Open University, deve essere una cosa completamente diversa. La bellezza del progetto dell'Open University che creava una comunità, creava uno stare insieme completamente diverso, basato sullo sfruttamento dei media, no? E quindi anche creando dei luoghi diversi dalla scuola. E noi affronteremo e studieremo anche alcuni progetti, per esempio molto belli di Cedric Price, che poi cercava, no, nello stesso periodo di tradurre in forma architettonica quegli spazi. Quindi ringrazio Joaquin di parlarci di quella che è stata la mostra e di quello che sarà, no, la sua ricerca futura. Ecco, copertina meravigliosa Se del vuoi numero. il PDF te lo spaccio, che l'ho fatto la scansione. Se ti interessa, questa è una gran bella mostra di una fabbrica tedesca di mobili scolastici. Ti Ah, questo non lo conosco. Mi mandi poi che mando il non conosco. PDF. Questo libro chi l'ha Bene, c'è curato? la faccia di PDF. Questo signore chiamato Thomas Muller è il capo, sarà il direttore. Questo è un museo di una ditta che fa mobili, ma è bella, è bello il catalogo, sono 100 anni di mobili e di scuole buone, non è Ah, male. bellissimo. Qual è Allora l'editore? Che finisco. editore Wasmuth è è? la Ok. classica, giusto? Wasmuth. Editora tedesca, questo è in tedesco e inglese. Sì, giusto. C'è anche, no? Adesso come mi metto sull'educazione, questi, ma Sono importanti. Allora dico due parole su Joaquin. Joaquin è
ha una biografia estremamente interessante a proposito di scuole, perché ha studiato in alcune delle migliori scuole europee e americane, ha studiato all'Università di Porto, ha preso il master alla Scuola Tecnica di Barcellona, al PhD a Princeton, insegna alla Columbia University e nell'Università Autonoma di Mino, se non sbaglio, no? È appunto un curatore, è una figura appunto architetto, curatore, critico, e appunto ha lavorato, è stato, ha curato anche il padiglione portoghese alla Biennale di Architettura del 2008, se non sbaglio. E quindi insomma una vita dedicata alla ricerca e alla critica di architettura. È stato anche tra i curatori di una delle triennali di Lisbona, no? Di una sezione di una delle triennali di Lisbona, se non sbaglio. Quello abbiamo aiutato Andrea più che altra cosa dopo Ok, perché insomma al avevamo tempo. perso un grande amico e ci siamo detto va bene, questo finiamo, no? E Sì, eravamo di sì. fianco più che altre cose, no? Ma. Certo. Con André Tavares nella Biennale de Form of Form, nella Triennale di Lisbona. Quindi sono molto contento di ospitarlo oggi qui nel corso. Sicuramente, appena si sbloccano un po' di cose, di permessi e cose, ti inviteremo anche di persona. È una promessa, per ripetere magari la lecture o organizzare un workshop Ci nella scuola. ho altre Nel cose. prossimo. Questa è la mostra che è adesso ancora in mostra. No, A Venezia, no? questa è a Matosinhos, questa è a Porto, questo è il Ah, ok. libro. Forse a novembre facciamo qualcosa su questo a Venezia proprio. Questa è una È perché specie avevo di. sentito qualcuno che mi parlava che ci sarebbe stata qualcosa a Venezia. E la mostra dov'è adesso? Adesso è a Matosinhos, è a Casa d'Architettura. Questa è Ok. l'ultima così ricerca grande, tutta fatta nel confinamento, ma che è una specie di un viaggio sul rapporto della Biennale di Venezia con gli architetti portoghesi, no? Ok. Questo te lo racconto perché c'entra, perché è sempre lo stesso nodo, eh? È un nodo molto biografico. Aspetta che raccolgo un altro librettino. Adesso ci ho, non lo so, 53 kg di libri qui sul tavolo. Sì, questo crolla è per quello, ma insomma, sono andato a raccogliere tutte le cose per raccontarvi un po' il nodo, perché questo momento. Per quello ci ho dato il titolo Open Everywhere, aperto e dappertutto, si permette, era uno scherzo con la Biennale di Venezia, con il lavoro del grande, grande curatore Harald Zeman, no? Harald Zeman, che immagino sapete chi sia, che ha fatto al Kunsthalle di Berna la famosa mostra Quando le attitudini divengano forma, e dopo che ha reinventato un po' il modo di fare le mostre, no? Ha svuotato il commissaire, gli ha inventato il curatore, come li conosciamo, più che altro, come vogliamo esserlo, più che un'altra cosa. Perché adesso anche di formaggi non parliamo proprio di quello, c'è un po' troppo ci sono quelle persone che dicono: ah, io adesso faccio le mostre, non sono più curatore perché curatore è già un concetto che è andato un po' troppo popolarizzato per dirla, ma nel 75 alla Biennale di Venezia c'è le macchine celebri, la mostra di Zeman, e Zeman
nell'80 riesce a portare i giovani alla Biennale di Venezia con l'aperto. Inventa l'aperto e cerca di che ci sia un posto con questo senso di apertura. Apertura a quello che non ha la legittimazione del tempo, che non è divenuto ufficiale, che giovani. No? E quando arriva a fare la curatela generale della Biennale di Venezia, fa questo scherzo di parole che soltanto un svizzero può fare, dappertutto, aperto ma ovunque. No? Questo è il titolo della Biennale, il dappertutto. Quando lui riesce a coinvolgere a Venezia una prospettiva abbastanza più globale. No? E queste due idee, come essere aperto e dappertutto, sono molto importanti per capire tutta questa ricerca. Perché, appunto, è facile dire la scuola aperta, la università aperta, la opera aperta, è tutto fantastico, ma... E questo è stato un problema per me anche per capire, perché evidentemente la opera aperta ha un problema o è molto diversa di cosa voleva essere l'università aperta. La opera aperta di Eco, se ve lo ricordate, vuole avere, è molto postmoderna perché non è chiusa nel suo modo di significazione, nel suo senso. È un senso che è continuamente aperto, continuamente reinventato da ognuno. Fantastico. La università aperta era aperta perché cercava di parlare con tutti e parlare non tramite i canali e i codici privati della università, ma tramite i canali e i codici pubblici dei media. No? Per parlare per tutti si deve comunque, e questa è la lezione, io vi sto parlando della lezione che io imparato, la lezione più pregiata di questa cosa, parlare per tutti. Come far sì a non parlare, insomma, per i convinti, no? A parlare per tutti. Per parlare per tutti bisogna in qualche modo ridurre o far convergere il discorso. Bisogna trovare un oggetto, bisogna trovare un contesto, bisogna organizzare il discorso in modo per renderlo aperto a tutti, si deve rendere un po' meno aperto nel senso di Umberto Eco. E questo era un contrasto che io ho trovato ricercando su tutto questo molto importante, di capire questa piccola dimensione, perché fare questa mostra, questo è molto... La prima cosa che ho capito in tutti i dibattiti dell'università aperta è che siamo in TV. Arriviamo a casa di ciascuno, non sappiamo chi è l'audienza. Noi qui abbiamo un ambiente controllato. Presumiamo che abbiamo tutti la chiave per capire cosa stiamo parlando. No? Io posso diventare il più esotico storico dell'architettura e dire, parlare con un slang. Ma se vado sulla TV, se arrivo a casa, se sono ricevuto a casa di qualsiasi che non conosco, devo farmi capire, devo parlargli, no? Non devo arrivare al salotto di qualcuno con un po' di insulto o di mancanza di comunicazione. E questa è la grande complessità. Essere aperto vuol dire parlare molto più altrove della nostra comunità. Questa era l'apertura fantastica dell'università aperta, che evidentemente, come potete immaginare, è stato il momento in cui l'architettura moderna ha avuto più attenzione, più spettatore letteralmente.
la Villa Savoie a fare una passeggiata che arriva a casa di tutte queste persone. No? Centinaia o decine di migliaia di persone che vanno a vedere una drammatizzazione della Torre Einstein. E questo, evidentemente, ve lo sto raccontando dopo fare la mostra e dopo il confinamento. Due cose molto importanti. Quando ho fatto la mostra, adesso voi si mettete sul sito CCA, A305, vedete tutti i film. No? Se volete l'audio di tutti i programmi di radio, cerco di condividere con voi. Se volete anche fare la sistemazione, quella strana della radiovisione, si può fare adesso, che è stata fatta ricostruita. Perché quando sono arrivato a questo soggetto, era molto strano, che dice, era tutto aperto, era tutto sulla TV, ma niente, non c'è memoria. No? La TV, che evidentemente parliamo di media, nessuno di noi vede la TV. No? Probabilmente la maggior parte di voi non ha nemmeno la TV. Ci saranno questi vecchi vintage, oh, che piace la TV con cinescopio, quella grande che abbiamo, probabilmente quelle eleganti degli anni Ottanta, è un segno di vecchiaia, no? Di nostalgia. Voi, ma non vediamo la TV nemmeno, quelle che l'abbiamo. E cosa sto dicendo? Allora, la gente non ha delle TV, ma giochi in segretino, non sei andato a Fnac? Non hai capito che 500 euro ti compri una TV, uno schermo con 12 HD, che Dio ci benedica, plasma più grande da una porta? Se si vende per 500 euro vuol dire che ci fanno dei milioni di quelle cose. Allora, cosa sto dicendo io? Che la gente non guarda TV con quelle TV? Sì, giusto. Quello di guardare la TV. Cosa facciamo? Consumiamo la TV, la televisualità, quello che avevamo imparato di modo di effemerità e di sincronizzazione sociale non accade più. La vecchia TV no, accade soltanto nello sport o in questi momenti come questo. Nello sport va bene. Vogliamo sapere chi vince, no? Ma anche nello sport possiamo fare quella cosa che fanno gli intellettuali americani a cui piace il calcio, che è una cosa molto trash in America, di devo fare lezione, allora non dirmi il risultato, che faccio la registrazione, dopo vado a verlo, anche se già sanno tutti chi ha vinto, io non voglio saperlo per farlo differito. Questo non è, questo è un altro modo. In questo senso, mediale, questo è la TV, è divenuta il contenuto di quello che si vede in quei TV gigante. No? Questo è una mossa in sé molto, molto particolare. E allora, essere aperto in questo momento vuol dire una cosa radicalmente diversa. E quello probabilmente cosa era successo a questo corso dell'università aperta? Non era divenuto contenuto, era scomparso. No? Non è che il corso non era fatto per essere scomparso, quello era la bellezza, ho scoperto dopo. No? L'università aperta, come va in TV, non può dire sempre la stessa cazzata, no? Cioè, questa è educazione. Non è che possiamo vedere Musica nel cuore ogni Natale, no? Non è che puoi prendere un corso e passarlo tutti come se fosse il film di Natale. Oh, insomma, diciamo queste cose e non è che non conosciamo dei professori che raccontano la stessa bala per 30 anni, no? Fanno la stessa lezione. Anche, insomma, le conosciamo tutti. Anche se sono molto buone, io mi ricordo che c'erano delle lezioni che la sappiamo a memoria. Bene, va bene, è come andare all'opera, fantastico, è una grande performance di un grande professore, ma
non bisogna che sia tutto così. La università aperta, questo era scontato. Si va in TV, non è che puoi passare, no? Non è Seinfeld, che puoi passarlo sempre, no? Allora, quello aveva già la sua fine, la sua scomparsa programmata. Questo è stato delle cose incredibili. Questo corso, la gente non voleva lasciarlo scomparire. Questo corso è stato tradotto in altre lingue, è stato ricopiato, è stato reprocessato. Io ci ho scoperto pezzi, video di questi corsi in altri programmi di TV come The Shock of the New, quelle cose lì. Allora, io arrivo, questa cosa non c'era memoria, non c'era la memoria che c'è oggi. Allora c'è da indagare come questa apertura viene fabbricata. Dopo il presente, e questo per portarlo oggi, no? Cosa sarebbe la corrispondenza di questo oggi? Quella cosa che abbiamo sentito chiamata MOOCs, no? Voi ne avete sentito parlare dei MOOCs, no? Massive Online Open Courses. Avete sentito parlare? Mi fa un cenno qui in aula? No. No. Allora, fantastico. Cosa vuol dire? Che i MOOCs hanno diventato... Cioè, è una specie di nado morto, no? MOOCs è stato... Le grandi università hanno buttato una marea di soldi per fare queste cose. Massive Online Open Courses, no? Che era questa promessa dell'apertura online. E le università hanno speso tantissimi soldi a fare questi corsi. C'è un'aneddota molto al tempo nota, e che il CCA mi ha fatto sapere, che era del corso del MOOC che Harvard aveva fatto, chiamato L'immaginazione dell'architetto, che queste cose che sono gratis, bisogna iscriversi, sono gratis, e se vuoi il certificato, se vuoi fare un esame, lì devi pagare, ma quello che viene acquistato la certificazione, non il corso. Il corso sarebbe aperto e puoi vederlo ovunque. Allora c'è questo pezzo nel LA Times che fa una recensione del corso di Michael Hayes, il famoso professore, e comincia molto sorpreso per alla fine rompere e dire: ma allora c'è ancora quello stesso Michael Hayes chi parla un linguaggio privato, che non vuole comunicare con nessuno? Allora quel corso è una finestra per farci capire che stiamo fuori. Possiamo guardare dalla finestra? Nei giochi molto divertenti, intellettuali, anche un po' presuntuosi, che fanno lì a Harvard. Cosa sappiamo di questo? Che siamo fuori, perché non capiamo. Cavolo, stanno parlando. Non parlano con noi. Allora, se non parlano con noi, è una finestra. È una finestra che istituisce l'interno e l'esterno. E questo è stato il problema molto particolare, perché ce ne sono tanti. Se guardate, ce ne sono MOOCs di qualsiasi cosa. Probabilmente cifrati, non parlano per tutti, probabilmente basate nell'acquisto di una competenza, di un skill, più che nell'apprendistato, ma abbiamo pensato che, va bene, siamo tutti confinati, fantastico, ma adesso ci abbiamo questa risorsa meravigliosa? No. Ma. Cibo in scatola? Ma chi lo vuole? Nessuno. Per quello non avete sentito parlare di quelle cose. Questo è stato, è una,
è una cosa come, non lo so, i CD-ROM. No? I CD-ROM è una tecnologia che non avete mai sentito parlare. No? O c'è stato un momento in cui avevamo il lettore di MP3, no? Che andavamo in giro con una cosa che faceva soltanto, ci lasciava sentire della musica, finché qualcuno intelligente, chiamato Steve Jobs, ha deciso che quello andava bene incastrato nel telefonino. È scomparsa quella cosa. I MOOCs sono un po' questa. Per quello ho scritto quel pezzo di come essere aperto. Perché come parlare per tutti tramite questi mesi nuovi. No, questo era un po' l'aggiornamento fin dal 76 di quella situazione in che tutti vedevamo la TV che arrivava a casa, a questo momento in che la ultima istituzione di sincronizzazione sociale è l'essere qui adesso per pensare in collettivo è la scuola. Il resto è finito. Questo momento, e anche se registriamo questo è molto pregiato, di stare insieme, di coincidere nel tempo perché non possiamo coincidere nello spazio. È il migliore che riusciamo a fare con queste condizioni. E questo sì, questo era quello che io all'Università Aperta chiamava l'aula di solitudine. Che avevo imparato di come la gente, no, senti la radio anche più che la TV. No? Voi siete ragazzi, ma siete giovani. C'era per quelli un po' più vecchi una canzone meravigliosa che diceva Dance, 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 dance to the radio. Che era, infatti, probabilmente conoscete l'esperienza. Voi siete della generazione che va in campagna, ognuno con le sue cuffie. E ognuno balla la sua musica. Tutti insieme, ognuno ballare la sua musica. C'era un'altra generazione che ballavano tutti la stessa musica, ognuno a casa sua, che non c'era che ci fosse, andavamo tutti a un club, no? Ballavamo sulla radio, eravamo insieme a distanza. E questa è una condizione mediale molto specifica che la università aperta sfruttava. Questo è, va bene, una introduzione lunga per dirvi un po' di quanti di queste cose arrivano di capire come funzionano i media e di perché questo è un dibattito vecchio. Anche nel libro, se leggete il libro, ci sono quelli che dicono: questa è una storia vecchia raccontata su dei mezzi nuovi, che è una balla, no? Non si può tradurre, intramediare una cosa senza cambiarla. Questo è un altro grande. Allora, è quello il grande problema dei MOOCs. I MOOCs, e per quello li chiamo cibo in scatola, perché cercano di in scatolare quello che c'era, la scuola, che c'erano le lezioni. Invece la università aperta era aperta perché vuol dire aperta ai spazi, alle persone, alle idee e ai metodi. Vuol dire, deve inventare lo spazio dove esistere. E era un po' su questa cosa. Che si posso condividere lo schermo, volevo raccontarvi un po'. Fa senso? Io non avevo mai raccontato queste cose in italiano, allora aspetto che il linguaggio non sia troppo. Sì. Questo è un momento molto divertente, che è il modo come io pensavo di aver scoperto o trovato queste cose, no? Studiando la Biennale di Venezia del 76. Da qui c'ho qui l'annuario con libro tosto, che era una biennale dedicata, molto politizzata, dedicata
la Spagna, la transizione democratica in Spagna, che è appunto dove c'era questa mostra. Questa è un'immagine della mostra e questo è il cataloghino dove io ho scoperto questo corso, la Open University alla Biennale 76. Storia un po' particolare. Cosa era successo? C'era una mossa della Mondadori per tradurre questo corso in italiano. Ci sono state anche le puntate a Rai con i programmi sottotitolati, ma c'era in questa nuova biennale un grande dibattito perché cercavano di capire se potevano utilizzare la università aperta, la infrastruttura mediale per risolvere la università di massa. Questa è una cosa molto paradossale, no? Una cosa inventata per quelli che non potevano andare alla università, per gli adulti che lavoravano, fatta in orario post lavorativo, veniva ripresa perché con la università di massa c'erano troppi studenti in aula. Allora forse con la TV non vengono tutti e rimangano un po' qualche a casa e la infrastruttura universitaria regge. Abbiamo capito che non è risultato troppo, no? Ma è abbastanza incredibile questo ribaltamento, no? Delle mosse delle persone. E ero molto sorpreso, comunque molto incuriosito, ho deciso di fare questo, di fare la scansione di tutto. E un giorno mi hanno chiesto lì a Princeton di facciamo una mostra sulla pedagogia radicale degli anni 60-70, apre alla Biennale di Venezia questa cosa, no? A quella di Colas. Allora Joaquin, tu che trovaci qualcosa su pedagogia radicale all'università, alla Biennale di Venezia. Io dico, ma allora se quella cosa del 76, forse è quello, eh? E lì ha cominciato il lavoro, se volete, c'è il mio rapporto. Dopo ho anche scoperto che da adolescente, quando lavorava in studi di architettura, lavorava in un studio di architettura con un architetto nella mia città piccola, lì al nord di Portogallo, che infatti aveva tutti i libri di questo corso. E io li leggeva da adolescente, me lo avevo scordato, ma il primo contatto è stato questo. E questo librettino è molto importante. Questo era un po' il catalogo della mostra, c'è la cronologia, c'è tutta questa spiegazione, come vedete. E dopo c'è questa cosa molto 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 importante. Questa è un po' la scansione dei corsi, quello è il punto che storia racconti quando deve parlare per tutti. E questo era una cosa molto molto importante dell'apertura. Per parlare per tutti bisogna prendere la responsabilità per tutti, e che questo era molto paradossale in Italia, no? Questo è stato il momento giusto dopo in che in Italia viene tolto il numero chiuso, no? Il numerus clausus, che era giusto. Questa era un'università dichiaratamente senza chiostro, che vuol dire chiusura. Allora, cosa possiamo imparare? Come facevano loro? Non chiedevano, perché evidentemente in Italia è stato tolto il numero chiuso, ma c'era il bisogno di finire il liceo. Questo era per la gente che non aveva potuto, era per
insomma, adulti o giovani adulti, allora non c'erano esigenze accademiche di per sé. C'era un'altra cosa incredibile chiamata corsi di fondazione. A chi li chiamano corsi fondamentale, giusto? Che erano la responsabilità della università di funzionalizzare tutti gli studenti, di fare ognuno arrivare al suo migliore invece di scegliere i migliori. Questo è un ribaltamento incredibile. E probabilmente sono stati corsi che hanno prodotto dei grandi cambiamenti, nel perché questo era l'altro scopo. Lo scopo di come giustificare la inversione, i soldi spesi in questo modo, perché questo era per la gente meno possidente, ma era fatto con, anche sì, la gente metteva il salotto, metteva la TV, metteva la sedia, ossia sovvenzionava la sua educazione. Questo non era un modo economicissimo per produrre educazione. Qual era la giustificazione? Se lo fai tramite media pubblici, c'è un guadagno generale di letterazia funzionale. Pensate che questo è il momento del shock della informazione. Non è ieri, no? È stato gli anni 60, dove si comincia a dire quello che non sa guardare un'immagine, quello che non è competente o non ha letterazia funzionale nell'età dell'informazione, il nuovo analfabeto. E la giustificazione era questa. Facciamo questa cosa in onda, questo è la BBC o la RAI, o altri canali pubblici, allora ci sarà buono per tutti. Tutti lo verranno. Allora, come fare a organizzare questa cosa? Questo mi sembra molto... Questo ha risultato... E allora io sono andato a riprendere queste cose come introduzione sull'arte. Questo è il libro di storia dell'arte più letto in Inghilterra al tempo, di uno di questi corsi di fondazione. Vedete, Humanities, Rinascimento e Riforma, l'età della rivoluzione, guerra e società, problemi di filosofia, musica e sviluppo degli strumenti, storia dell'architettura e del design, il corso, la poesia del XX secolo, la rivoluzione del 1848, la Gran Bretagna, la filosofia di Wittgenstein, storia della matematica, scienza e fede, la scienza e l'avvento della tecnologia dal 1800. Cosa potete pensare di questo, di questi corsi, di questa offerta di corsi? Tutti la proposta sociale di trovare una mediazione fra la università e il dibattito sociale. Non è una gran sorpresa che c'erano, questo in Italia, siamo un po' dopo gli anni di piombo, c'era la grande critica. Cosa faceva Manfredo Tafuri e tutte le altre critiche istituzionali? No? Facevano tutta una storia critica. Questo molto curiosamente, fatto soprattutto dai comunisti, no? Era la utilizzazione dei mezzi pubblici per condividere con tutta la società i dibattiti di quelli che non erano i più possidenti. Era abbastanza incredibile, e hanno fatto di queste cose che ancora oggi sono incredibilmente attendibili. Potete vedere il mio schermo? Potete vedere le cose che ho in mano? Mi vedete pure? Sì. Sì? Questo è uno dei libri che hanno preparato loro. Storia della rivoluzione. È un altro modo di raccontare la storia. Industrializzazione e cultura. Questo
che c'è Aaron Scharf, è questi libri non sono scomparsi. Voi probabilmente, anche nella storia del design, troveresti qui cose, testi, in modo antologia, che non si trovavano da nessuna parte. E cosa c'entra? Perché alla rovescia, anche dei MOOCs, e adesso, dopo torniamo al sharing, gli studenti dell'università aperta non si muovevano. C'era la grande differenza fra loro e Cedric Price. Come potete immaginare, io quando ci ho fatto la mostra al CCA, c'aveva tutto l'archivio di Price. E dico, ma io non ho già l'archivio di Price, non so, mica cretino, vado lì e come faccio? Ad aggiungere l'archivio di Price, tutto c'entra. No, c'era la grande amico di Price, il cibernetico, dopo mi ricordo il nome, era professore all'università aperta, tutti i collegamenti, ma dopo cosa ho scoperto? Evidentemente Price ancora muoveva le persone. Questi era per persone che non potevano muoversi, si muoveva la informazione. E non era tutto in onda. Questa è l'altra domanda. L'università aperta prometteva alla gente che poteva studiare senza previe qualifica e senza la possibilità di convergere in modo centrale. Allora, tutto quello necessario per studiare doveva arrivare a casa. No? Cosa voleva dire? Va bene. Il materiale della TV e della radio non sono sufficienti. E tra l'altro non erano tanto cretini perché registriamo questa cosa? Perché nella possibilità remota, che non dico soltanto delle cazzate, vi potete sentire dopo, non mi sentite a prendere appunti, non ha senso. Come nessuno guarda, avete provato di guardare la TV a prendere appunti? Non funziona, no? Nemmeno sentire la radio. Ah, giusto. No, no, sono fantastico, sto prendendo qui molti appunti. No, non si sente così. Allora, la specificità di quello che è fatto per entrare a casa di tutti non è sufficiente per. E cosa implica? Implica produrre i materiali, implica fare le antologie che possano arrivare a tutti per posta. Implica fare tutti i booklet e implica fare, questa è stata l'altra scoperta, fare cose come questo. Broadcasting Supplement, che sono tutte quelle altre cose che vanno a ricostituire l'educazione superiore sopra questo media che funzionava per tutti. Un'altra cosa che i MOOCs, no? I MOOCs si presentano come self-contained. Invece questi corsi non erano self-contained. Erano delle grandi produzioni intellettuali per essere aperto, nel senso di essere dappertutto disponibile. Quella immagine di che ci sia il telefono pure per fare, no? O il gioco, quel gioco, il PIG, Problem Identification Game, è una cosa molto sofisticata, fatta in teoria dei giochi, no? Io mi sono trovato una volta, qualche volta faccio il professore a Londra, in un meeting di una consultora importante, con delle persone importanti che facevano dei giochi di strategia per produrre dei scenari che erano molto importanti per la gestione, per la consulenza. Io guardavo, ma ragazzi, andate a fare i vecchi giochi dell'università aperta come il PIG, perché erano fatti appunto per quello, erano giochi per organizzare la comunità, per esempio. Allora c'era tutta questa macchina di non essere chiuso, di essere dappertutto, perché sì, le cose non arrivavano ai studenti, gli studenti non potevano lavorare, allora quella
quella promessa non avveniva. Per quello che è incredibile la quantità di materiale che vengano. No? E quello ha fatto dell'Università Aperta non soltanto una grande produttrice di contenuti audiovisuale, era la più grande infrastruttura editoriale dell'Inghilterra al tempo, che faceva. Queste cose sono incredibili. Questi sono gli appunti. C'è quello da leggere prima della lezione, di guardare, quello per rememorare, no? Questo tutto per far, e questo è molto, molto bello, per far convergere delle genti diverse in quei momenti. No? In un certo modo poi devi parlare con tutti quelli che non conosci, l'audienza, gli spettatori, no? Ma quelli che conosci devono poter sfruttare, approfondire, no? L'altro subgruppo, quelli che prendono più, che sono più attenti, che prendono la TV un po' per loro, devono avere tutto il materiale per ricostituire il suo apprendistato lì sopra, no? Questo è una cosa che noi adesso non facciamo, anche qui, no? È un po'... Questa è una dimensione. Cosa ho capito a studiare tutte queste cose per fare la mostra? Che questo obbligo di essere aperto vuol dire esistere in tanti posti, esistere in modi diversi tramite lo stesso flusso di informazione per tante audienze, e quello ha prodotto una padronanza dei soggetti incredibile, e ha cambiato il modo di raccontare queste cose. Perché, e vi faccio, perché voi queste cose non le conoscete, non sono, insomma, io vi dico e vi fidate che sono molto attendibile, ma conoscete tutte le antologie di testi. Dove cominciano le antologie che conosciamo tutti di testi? Cominciano qui. Questo, infatti, per voi vi interessa, è probabilmente il primo corso di teoria del design dove la gente riesce a pensare agli oggetti anonimi. Oggetti come corporizzazione di energia, per esempio di conoscenza. Prima di quello, immaginate cosa era la storia del design quando arriviamo qui. Era Herbert Reed, basta. Erano delle cose con, al tempo, 30-40 anni. Si raccontava la storia. Non c'era un corpus teorico su l'oggetto anonimo, per esempio. Viene fatto, questa è probabilmente la prima antologia, e questa si vende ancora, la trovate ancora. Perché? Perché nel momento in cui dobbiamo fare una capsula di questa, di tutta questa conoscenza per farla arrivare a casa dei studenti, dobbiamo pensarla così. Dobbiamo porsi davanti il problema di come vogliamo comunicare. Questo era anche più bello perché era tramite questi oggetti anonimi che l'educazione arrivava. La posta, la sistemazione della posta. Voglio dire, questo è tutto fatto in A4. Perché deve viaggiare, deve andare lì, entrare sulla porta. Dopo arriva per la radio. La radio e la TV sono gli unici oggetti moderni, tecnologici, in qualsiasi casa. No? È una radio che può parlare anche di sé come problema. Questo è stato un momento di grande, grande cambiamento. L'unico momento strano, è impossibile, perché c'erano
io ritengo che loro sono riusciti a mettere tutti questi layer molto articolati e vi ho messo nel manifesto, c'erano due immagini, no? C'era il Plant Reading Guide, la guida per leggere le piante, perché evidentemente non erano studenti di architettura, non erano architetti, non sapevano leggere le piante. Allora, noi che siamo studenti di design, studenti di architettura, quello va bene e non è spreco di tempo di guardare quel guida di letture di piante. E io che conosco tutto il corso, ci ho messo per prendere, identificare, perché c'è una pianta molto ovvia, l'altra è una pianta discussa nel corso, ribaltata. Bisogna stare un po' fino, ma quelli funzionano. L'altra è questa. E questo come logica intermediale è molto strano, no? Questo era l'unico che non funzionava attraverso tutti i media e tutti i pubblici. La radiovisione. Cos'era la radiovisione? Il nome è fantastico. La radiovisione in discussione di media, come McLuhan, è molto intelligente, no? Perché la TV è cool. Bassa definizione, allora c'è sempre di coinvolgere lo spettatore nella produzione di senso, come fanno loro. Sono delle visite, entra per la porta, guarda a sinistra, a destra, no? Visita una bella architettura. La radio è alta definizione, tranne che monoaurale. Allora non è cool, è hot, alta risoluzione, come la immagine fotografica. Allora, non è male abbinare il modo riflessivo della radio che parla in isolamento, no? Con l'alta risoluzione dell'immagine. E loro stanno utilizzando una tecnica che era molto normale per la BBC, ma per la BBC 3, che era il canale più highbrow, no? Questa è un'espressione inglese, una qualifica che le lingue latine non hanno, no? Il highbrow, il middlebrow, il lowbrow. Voi conoscete l'espressione? No? No, non la conosco. No? Non lo conoscono? Allora, questo va bene, noi siamo protetti con gli occhiali, non ti vede, ma c'è sempre la gente, no? Il lowbrow è quello che tutto le risulta difficile, il mondo è complesso, non capisco, no? E il highbrow è quello che in italiano si dice la puzza sotto il naso, no? Come non capite, no? E dopo, cioè, viviamo tutti nel middlebrow, che è la gente che, insomma, vuole farci capire e vuole capire gli altri, no? Ci sono quelli che non capiscono niente, e sono quelli che non vogliono affatto farsi capire. Questa è la BBC 3 era un po' highbrow, non sempre si volevano far capire e ti potevi fare la domanda e ti spedivano le cartoline, le diapo per seguire i programmi di storia dell'arte. Questo pensa, noi abbiamo un testo molto famoso di John Summerson, il linguaggio classico dell'architettura. Vi fidate di me, io dico queste cose molto famose e voi non le conosciate, non è un problema. Io dico, è un po' una distanza temporale. Questo è un libro che negli anni 60-70 era molto attendibile e infatti erano le immagini per le puntate radiofoniche fatte da Summerson. Era la radiovisione originale. Questo è molto divertente. C'è una edizione di questo libro del 63 con l'orario e le date per le puntate radiofoniche. E dopo, nel 65, ne fanno un'altra dove tolgono questa pagina perché era già passata nella radio e diviene un libro. E noi le conosciamo come libro, ma questo è stato inventato
come radiovisione. E la radiovisione ci ha dei programmi incredibili, incredibili. C'è uno fatto attraverso tutti i progetti della Villa Savoie, che è fantastico, ma c'è quel problema, piccolo problema della radio. Vai in macchina, no? Senti la radio, ti parlano e dopo ti dicono, come potete vedere nelle immagini, uno? Beh, c'è quel momento dove la comunicazione non è uniforme. La radiovisione è molto, è l'unico momento che per quelli che hanno tutto quello che serve, è incredibile per imparare. Qualche volta per un'udienza generale può fare è un glitch, no? È un piccolo guasto nella comunicazione che non riescono a capire. Che fa senso, ma questo è un po' il limite di sfruttare, aperto ai metodi, aperto ai spazi, aperto alle persone, aperto alle idee. Aperto ai metodi vuol dire sfruttare tutto quello a portata di mano per far arrivare l'educazione a tutti quelli che la vogliono, no? Insomma, questo era il viaggio un po' di dibattito di questa cosa. Aspetto abbia fatto un po' di senso. Scusa, cioè, ti volevo chiedere una cosa. Ma appunto, la cosa che a me colpisce di più è proprio il fatto della produzione dei libri, che richiede un progetto molto forte, no? Per controllare tutti gli altri medium, scelgono il medium della stampa proprio perché era quello più conosciuto, ma che aveva la capacità di mettere insieme tutti gli altri device, come li chiamiamo oggi, no? E quindi è un progetto in cui è stato investito molto da parte della Open University, no? Vi Perché faccio la vedere, no, produzione. questo è un libro assurdo, questo c'è, vi faccio vedere proprio, questo è l'annuario della Biennale di Venezia, dove ho scoperto tutte queste cose, è un libro impossibile, di una Biennale, la Biennale negli anni 70, molto politica, faceva come un diario di Repubblica, no? Tutti, libro di atti, molto prima di Rem Koolhaas, è molto meno interessante, va bene, no? Tra l'altro, ma vi ho portato... Ho fatto l'esercizio, sono andato e se volete dopo vi racconto come ho fatto la mostra, così capite un po'. Ma... Questo è il volume di carta stampata per questo corso. E questo c'era anche un poster, c'era anche qualche diapo, c'era altre cose, ma questo è giusto, appunto. È la produzione intellettuale per questi corsi era incredibile per i giovani professori di questa cosa. Insomma, questa è la invenzione di Tim Benton, no? Tim Benton è divenuto uno scholar molto famoso di Corbusier. Questa è la invenzione di Tim Benton, no? L'hanno buttato questo facilco. Ma c'era un coinvolgimento incredibile. Insomma, tutto veniva utilizzato. Questo, guarda. Ne sono le piccole diapo che venivano, così potevi vedere con... E questo. Ancora si trovano questi libri? Io li ho trovati tutti, sì. Insomma, io ci ho fatto una piccola truffa, no? No, perché il CCA sarebbe molto contento. Questa sarebbe stata la mostra più economica, tra l'altro perché la mostra si è fatta con la mia collezione, no? Ci sono stati i miei libri che sono stati bucati. Per metterli in mostra, questo non è... E io sono riuscito a comprare. No,
questa cosa era una follia. Io ci ho speso più soldi nella posta che per acquistare queste cose. Le ho fatto pazientemente. E dopo, ma cosa ho cercato di fare? Questa era l'altra cosa che avevo portato per mostrarvi, era come aveva studiato io questa cosa. Se volete? Sì. Perché appunto io ho cercato di ricostruire. Vedete questo? Potete vedere il mio schermo a 305. Io prima di fare di pensare anche alla mostra, no? Ho scoperto questa cosa, ho scritto il piccolo pezzo per le pedagogie radicale. Dopo, molto stranamente, mi sono trovato Tim Benton alla biblioteca lì a Columbia. L'ho trovato e gli ho detto: scuse, ma lei non è Tim Benton? Come mi conosci? Ah, dalla TV, professore, dalla TV. Scherziamo, come conosce dalla TV? Prendiamo un caffè. Mi racconti che lei non può conoscermi della TV, no? Stiamo parlando di cose del 76. Io l'ho trovato nel 2015, no? Allora, un paio d'anni dopo, da un ragazzo dirle, ma lo conosco della TV, ma è impazzito. Siamo andati a parlare e io nel frattempo ero riuscito a ricostituire il corso. Allora, trovare sia i libri, sia l'audio, sia i programmi di TV, e dopo ho scoperto che c'erano anche tante altre cose all'interno di questo e ho cercato di costruire un archivio digitale portatile per fare una ricreazione del corso. Come ho deciso di studiare questa cosa? Qual è il modo migliore di studiare, di capire le cose buone anche alla distanza, no? Il tempo di rifare il corso. Ci ho proposto ai miei studenti lì dell'Università Autonoma, molto in gamba, e mi hanno detto sì, tranquillo, ogni lunedì andiamo all'università aperta. Allora io, per condividere, sono riuscito a digitalizzare tutti i film, c'era l'audio, ho trovato pure la trascrizione, come potete vedere qui, no? La trascrizione di tutti i programmi di radio, ci ho trovato pure i copioni dei programmi di TV e ho cominciato, c'è l'audio dei programmi di radio, ma ci sono i programmi di TV, ho scansionato tutti i libri, che sono 12 volumi che corrispondono a 24 puntate, sono tutti qui, ma dopo evidentemente ho scoperto che c'erano i libri raccomandati, quelli che potevi acquistare anche per posta. Ho fatto la scansione pure, architettura, questi sono divertenti, no? C'è la antologia Pionieri del disegno moderno di Pevsner, architettura del Novecento, dell'Ottocento e del Novecento di Hitchcock, teorie e design nella prima età della macchina di Banham per un'architettura, e dopo le fonti, tra l'altro. E questo, no? Perché io volevo che ci fossero i fonti che venivano citati, perché qualche volta ti dicevano di leggere parti di questi libri. Allora ci ho fatto pure la scansione di questo, e vedete Herbert Read, Gideon, Taut, La casa moderna, L'appartamento moderno, questi che erano manovale degli anni 30 di York, ma vedete anche Zevi. E c'era anche
il materiale supplementare. Cos'era il materiale supplementare? I supplementi di visione, il Broadcasting Supplement 1 e 2, il booklet della radiovisione, i poster, queste cose della Villa Savoie, e questi due libri. Documenti e immagine, che sono delle cose incredibili. Cosa sono, cosa chiamano loro immagine? Immagine sono, e ve li apro, le immagini sono traduzione facsimilate dei libri impossibile da trovare. Loro hanno deciso di tradurre Adolf Bene. Adolf Bene, Gropius, il libro di interfettura di Gropius e delle parti di Russia, America, Europa, delle foto di Erik Mendelssohn. E questi non erano tradotti. Questi erano dei fonti che non si trovavano affatto. Loro, tutta questa energia, tradurre e rendere disponibile, e i documenti erano i testi che le fonti, non l'antologia, ma i fonti che erano già in inglese, ma no, questi erano tradotte e trovati quelli abbastanza improbabile. E questo è abbastanza incredibile. Allora, io ci ho fatto questo pacco, questo archivio, con tutti questi materiali, e ho deciso di condividere con gli studenti e fare come invitare gli amici a fare dei monitor del corso. Io ci ho fatto anche il monitor del corso, no? Punto 1, così ci ho dovuto leggere tutto, e ci ho messo un po' di tempo, ma va anche bene, non è un problema, no? Non è danneggiante, per dirla. Ci ho dovuto leggere tutto, e ogni settimana guardavamo insieme, vedevamo tutto. Io facevo la ricostruzione della radiovisione, progettavo il PDF, faceva suonare l'audio, e ci avevamo un po' di discussione, e ci ho imparato un bel po', no? E ci ho fatto l'archivio. Allora, quando il CCA mi ha proposto fare questa cosa, io gli ho spedito questo archivio e loro ci sono tranquillizzati. Ah, forse sì, abbiamo materiale per fare la mostra. Bene, andiamo avanti. Che non è un modo, mi sembra un modo anche importante di questo della del rifare la memoria. Dopo, con tutto questo, siamo riusciti a disponibilizzare. E quello che è abbastanza incredibile è che la gente ancora vede. Mi dicono di CCA che sono le cose più viste del loro sito sono i programmi di A305. Ecco, ti faccio una domanda. No? Nel costruire la mostra, diciamo che passa al mio secondo semestre, quando tu poi analizzi, era tutto materiale molto difficile da rappresentare, no? da riportare in uno spazio fisico. Qual è stata l'idea principale che poi ha guidato la tua, no, la tua ambientazione e magari anche la scenografia della mostra, no? L'allestimento era molto importante per riportare dei materiali che sono appunto materiali di archivio che tu avevi ricomposto. Allora, la prima cosa molto importante è che i giochi già persi sono quelli più tranquilli. La mostra è impossibile. Fare una mostra sulla TV è una brutta idea, è un'idea basicamente cretina. Cavolo, ma quanto nerd bisogna esserci per fare una mostra sulla TV, no? Va bene, si riesce a convincere, allora vai avanti. Ma se fai una mostra sulla TV,
deve, e dice la TV è obsoleta, vuol dire è divenuto contenuto di altra cosa. Allora, guardi avanti, indietro, sopra, chi vedeva queste cose? Come venivano, che lavori venivano prodotti? Che fine ha fatto questo corso? Chi erano questi personaggi? Chi era la logistica? No? Un po' hai questo momento, questo snodo fondamentale. Questa è la prima volta che l'architettura moderna arriva a casa di tutti gli inglesi. E per quello era, no? Questa cosa, i piccoli manifesti, questo è il cartolina, no? I grandi manifesti sono sempre le interni anonimi domestici inglese con il materiale del corso sovrapposti. Questo è il centro. Come comunicare l'arrivo, questa utilizzando lo scherzo Benjamin della radio, no? Parafraseando, veniva ricevuta a casa come un invitato nel salotto buono davanti a tutti gli occhi per la prima volta. Allora, questo bisogna renderlo, no? Questo era lo spazio centrale della mostra. Erano delle TV d'epoca, dei sofà brutini d'epoca, anche un po' di piante, con tutto questo momento dove si riusciva, il tema era capire la sincronizzazione. Erano tutti questi case anonime dove c'erano queste cose, e il momento della mostra dove la gente può andare a vedere queste cose che la gente non li vedeva, no? Per limitare un po' questa cosa c'erano i film, no? E il film è stato anche, come dire, la logica di allestimento, la logica della curatela era un po' la continuazione della logica di questo di studiare e utilizzare il corso per studiarlo, no? Fai le cose che ti servono per studiare, non fai le cose che non ti servono a niente, dice, ah, per far vedere, perché probabilmente vengono appiattiti, sono meno interessanti. Allora, cosa volevamo fare? Volevamo fare dei film. Dei film perché c'è ancora i protagonisti di queste cose, no? Non siamo riusciti a arrivare ai studenti perché l'università aperta diceva che non si poteva dare i dati per protezione della privacità, va bene. Ma i protagonisti c'erano, allora Tim Benton c'era, Adrian Forti, l'altro Stevens e il Nick, il produttore della BBC, che io nel frattempo avevo conosciuto. Allora, i CCA, va bene, come facciamo questi film? Io dico, questi film che sono parte della ricerca sono anche nella logica della lezione di cose, dell'object lesson. Allora, non c'era copione per questi film, c'erano delle cose, degli oggetti, e la manipolazione, il viaggio tramite le cose poteva costituire il copione del film. E questo abbiamo deciso di produrre, questi quattro film. Dove li facciamo? Siamo stati fortunati che la vecchia ci hanno prestato i vecchi studi della BBC a Alexandra Palace, dove erano stati infatti realizzati queste cose, no? In questi film facevano il limite, no? Quindi avete realizzato di nuovo i film. Abbiamo messo le persone a parlare di questa cosa con gli oggetti, come loro facevano. Sì, abbiamo utilizzato la stessa strategia. E dopo abbiamo fatto le domande di architetti, no? Dobbiamo spiegare chi sono la galleria dei ritratti, chi sono i protagonisti, chi
chi è il primo ministro che inventa questa cosa? Chi è quello che dice aperto a persone, aperto a idee, a spazi e a metodi? Chi è la ministra? No? Perché cos'era l'università aperta? È il secondo grande mito dello stato del benessere, dello stato provvidenza dell'Inghilterra. Il primo mito è il National Health Service, no? La salute per tutti. No? Il libro famoso della collettivizzazione del rischio, no? In Place of Fear, il libro di Nye Bevin, no? Il ministro che ha inventato il sistema nazionale. Chi viene coinvolto a fare questa cosa dell'università aperta, dell'educazione per tutti? La vedova di Nye Bevin, no? La ministra con questa missione. Che questo viene riproposto giusto nel momento in cui il Labour, in cui Harold Wilson ritorna al potere, no? L'altra missione, saluti per tutti e prospetti, futuro, educazione per tutti. Allora c'era e come decomunicare questa storia? Perché questo è una microstoria, no? Questo è un corso dell'università aperta. Emesso fra il 76 e l'81, no? Storia della letteratura moderna è proprio, no? Un bel pezzo di. Non è tanto interessante come il formaggio e i vermi, ma insomma è un bel pezzo di microstoria classica, no? Molto piccola, allora. E era un po' la logica della microstoria. Per allestire la mostra. Il paesaggio istituzionale all'ingresso di questa cosa, e dopo attorno, come funziona la logistica. Cosa c'era per farlo funzionare? Perché quello sapevamo che era la più grande struttura industriale, no? Il campus dell'università aperta era una impronta gigantesca. Fare tutti questi libri, immagina, no? Quanto si metteva la diapo, i magazzini, insomma, era un'infrastruttura più sofisticata di Amazon, quasi. Il grande, c'era Arup, consulenza per far funzionare quella macchina. Allora, tutto quello che c'era, infrastruttura, logica produttiva, la fabbrica dell'educazione, era una stanza. Un'altra stanza era i modi di rapporti, no? Come leggevi, come venivano adoperati i mesi e come ti mettevi in rapporto con questo. L'altro erano i prodotti, era l'ensemble e i prodotti. Abbiamo fatto una mappa perché il corso, la gente per concludere questo corso doveva fare un piccolo report, una piccola relazione su un edificio moderno a portata di mano che potevano rilevare, visitare. E noi abbiamo trovato questi report, una relazione e anche qualche report perché sono stati depositati nella biblioteca del Riba. Abbiamo trovato che certi di questi report erano anche molto attendibili, sono stati utilizzati anche per preservazione patrimoniale. Abbiamo fatto delle documentazioni di nascosto perché, insomma, se non si poteva arrivare ai nomi di studenti, ma siamo riusciti a trovare l'elenco, anonimizzarlo e abbiamo fatto una mappa di tutti questi lavori e siamo riusciti a riportare qualche report di questi e abbiamo chiamato un'altra mappa della modernità inglese, questa modernità anonima accanto ai studenti. Allora, da una parte abbiamo messo l'ensemble dei corsi, dei altri materiali, abbiamo trovato dei materiali come quelli il PIG. Abbiamo trovato un bel po' di materiale dei corsi di arte e siamo riusciti a portarlo in mostra e
i materiali stessi della pedagogia e i prodotti della pedagogia, sia come mappamento di capire un'altra modernità, sia come anche esempi delle relazioni. Ci sono delle cose incredibili, eh? In queste, c'è un relatorio sulla demolizione di, come si chiama? Dopo mi ricorderò, di un quartiere sociale molto famoso in Inghilterra, prefabbricato, una di quelle cose molto complesse, e che nessuno aveva capito bene come era stato dimesso. E c'era un ingegnere che faceva il corso che va giusto a fotografare la demolizione e fa un report incredibile, molto attendibile su queste cose. Ci sono delle belle scoperte. C'è gente che fa delle interviste, scrive a Tecton, no? Al grande... come dire, all'architetto russo, no? Di Tecton, che erano, perché il corso, le puntate di radio qualche volta erano con i protagonisti della modernità inglese, allora si stanno lì sulla radio, gli studenti li scrivevano e facevano basate su informazione originale, erano incredibili questi lavori. Allora, e dopo c'era anche tutta l'afterlife del corso, no? Perché questo era chiuso, ma abbiamo trovato le traduzioni in spagnolo. Abbiamo trovato delle copie video illegale che qualcuno in America spacciava come videografia, filmografia di avanguardia. E c'era un signore che guidava questa macchina piena di video e andava per le università a spacciare degli aiuti multimediali alla educazione anche con questi corsi, no? Abbiamo trovato le copie private in video e abbiamo anche trovato la documentazione della lettera di Bruno Zevi che chiede rimpacchettare il corso per non perderlo, no? Non possiamo cambiare un po' e riproporlo. Abbiamo tutti questi, e questo sarebbe l'afterlife. Allora, è un po', la struttura è un po' architettonica, no? Tutto questo che si serviva per rematerializzare, no? Questo, lo snodo è immateriale, si è perso. Ci sono dei media, è la TV, è effimero, è sulle onde. La università in onda, no? E attorno tutta questa la storia materiale e intellettuale di tutto questo, no? I mesi, le conseguenze, la infrastruttura, il post mortem, questa era la logica. E evidentemente queste cose, con il vantaggio, bisogna dirlo, di una istituzione particolarmente intelligente, no? Io queste cose vi sto raccontando io, ma come sono stati prodotto di un lavoro collettivo, di molta... ero proprio, insomma, l'appoggio, la intelligenza del CCA è stato incredibile. Senti, un'ultima domanda che ti voglio fare è: adesso come evolve il progetto? Cioè, il prossimo capitolo, qualche anticipazione? Io pensavo dire, quando ho finito questa mostra, ci pensavo, va bene, questo funziona bene, perché appunto buttarmi su quello che chiamo io l'archeologia della TV. Perché ha fatto, cosa abbiamo scoperto questi giorni? Che quello in Portogallo, no? Quando siamo stati tutti confinati per la scuola, cosa hanno fatto? Fare la telescuola. Perché hanno scoperto, molto sorpresi, che
non c'era internet dappertutto. Quello che c'era dappertutto, per ritornare all'inizio, era la TV. Allora vai sulla TV. Come è obsoleta, è più stesa, e la rete è più stesa. Perché obsoleta non è di vanguardia. L'avanguardia è, per definizione, quello per pochi, no? Su una base. La base stesa, tecnologica, sociotecnica, della è la TV adesso. Che vuol dire che merita un'archeologia. Ma paradossicamente è la rete più stesa, ma è il programma costruito anche più steso. Tu ci pensi? Ai studi di TV, cosa, che fine hanno fatto? Ma che fine hanno fatto? Le stanno facendo tutti, ogni giorno. Anche B.R. Kingles fa i studi di TV. Ogni cretino fa uno studio di TV, ovunque, è la proprietà più cara del mondo, adesso, no? Perché? Appunto perché la TV è divenuto il contenuto di streaming come Netflix, Amazon, Disney. No, no, c'era di recente, c'era un pezzo nel Financial Times su questa cosa. Allora, ma già al tempo la mia idea era di mettere insieme, ancora di mettere insieme, un progetto chiamato l'archeologia della TV, perché ha fatto come si muove, come la tecnologia, come sono, come funzionano i satellite, come puoi immaginare, c'è una parte grande della stesura di banda del satellite che adesso viene utilizzato per spacciatore, perché non è utilizzato, ma perché le TV nazionali, perché dico io che lo grande schermo, quelli plasma, non sono TV? Perché non c'è emissione per quello, non c'è emissione di segnale di TV con quella definizione, perché non c'è spazio nel satellite. Per quello le grandi TV nazionali non vanno in ultra alta definizione. Perché sarebbe produrre troppa informazione per buttarla, per farlo passare per il canale, per la continuità, quel momento, il momento in cui finisce l'università aperta come la conosciamo, no? È quel momento che è stata la canzone, che è stato tranne la prima canzone fatta nella prima, insomma, nella prima TV continua, invece di con orario, no? La MTV. La prima musica, il primo videoclip, no? Insomma, quando la programmazione è finita, perché non c'era più bisogno di fare una programmazione, perché era continuo, era una ripetizione più o meno aleatoria di quelle micro pixel chiamati videoclip, no? 24 ore, era la MTV, e appunto comincia con quella musica schifosissima dei Bangles, no? The Buggles, Video Killed Radio Star. È la registrazione video del VHS, ha finito tutto questo mondo dell'università aperta di cui vi parlo pure, no? Ma c'è la MTV o l'archeologia della CNN, no? Perché la rete, cioè, la gente non si ricorda più cavolo vuol dire CNN, no? Cable News Network. Cosa hanno scoperto? Per quello hanno la sede, avevano Ted Turner in Atlanta. Quello era un centro commerciale di merda, dimesso, no? Butta la sede perché? Perché capisce che si riesce a produrre la televisualità del mondo che si rappresenta a sé in diretto, al vivo, e riesce a fare circolare questa cosa in modo satellitare, ma dopo hai una distribuzione filiforme per cavo, puoi fare i soldi, no? La televisione non riesce a fare i soldi se vai sull'aria, no?
Questo dicevano le investitori, diceva Morgan al povero Tesla che voleva trasmettere l'elettricità. Va bene, ma sei cretino, come cavolo fai a farla pagare se la trasmette per l'aria? Quello è stato il problema. Quella è la cosa buona del cable, no? La distribuzione filiforme si può monetizzare. Ted Turner cosa capisce? Faccio circolare la informazione per satellite, ma la distribuzione per niente globale è singolarizzata e la gente paga. Allora, fra cable, MTV, costruzione di studi, stesura della rete, c'è tanta archeologia, tanta architettura per fare. E avete già capito che sono un po' nerd con questi affari sociotecnici, ma insomma. No, ma è molto importante perché quello che faremo, l'assignment che ha dato ai ragazzi è proprio quello di riuscire a analizzare, no? Adesso in maniera quasi con gli strumenti del designer, dell'architetto, analizzare quelli che possono essere dai social network alle piattaforme e capire quale poi può diventare, no? Loro non devono fare un progetto, ma devono fare solo un lavoro di ricerca e analisi. Per questo la tua conferenza era molto importante nel nostro corso, perché voglio, mi è piaciuto molto quando hai fatto vedere il tuo archivio, cioè prima hai raccolto un archivio su un argomento che stavi studiando, no? Poi questo archivio è diventato un catalogo, è diventato una mostra, potrebbe addirittura diventare facilmente un libro che rimette, no, sulla storia della Open University. Cioè, è come quando fai una ricerca, il materiale che la ricerca produce poi può diventare tante cose diverse. E questo secondo me è estremamente importante per loro da capire, perché noi come generazione siamo legati a questa, alla ricerca, no? Ma loro la ricerca è demandata a una domanda che fai alla macchina e non sono i testi che ti vai a cercare, ma sono le prime informazioni che trovi a costruire poi, no, la tua ricerca. E quello a volte funziona, ma a volte purtroppo non riesce a produrre del materiale utile, no? Sì, ma Quindi io utilizzo sempre quella regola di non, di cercare di non parlare di quello che so, ok, no? fantastico. Di essere attivamente ignorante continuamente, perché altrimenti cominci a ripeterti un po' e sei fregato, no? È una regola, l'ho istituito un paio d'anni fa, di non mi permetto di scrivere senza leggere, no? Ah, tu hai fatto questa cosa, puoi rifarla? No, non, no, per carità, no? È fatta, giusto. Se mi dai il tempo, mi leggo un po' di cose, va bene, cerco, ci lavoro sopra, ma utilizzare questo, per questo ti dicevo, questa mostra è stata. Insomma, era di partenza una gretinata. Questi hanno preso l'archivio delle rappresentazioni portoghesi alla Biennale dell'Architettura, che hanno cominciato nel 2002. E volevano, è stato trasferito a un archivio e hanno preso l'archivio e volevano fare una mostra. Mi chiamo Joaquin, abbiamo questo archivio, volevo che fai una mostra. L'archivio, evidentemente, sono due carpette e un CD malmesso. E noi ci abbiamo detto, va bene. Quello di portare in Portogallo l'ambasciata che abbiamo portato a Venezia non è troppo interessante, è una storia piccola. Allora, si ha il campo, i controcampo, si possiamo parlare della storia, dello sguardo della Biennale di Venezia verso gli architetti portoghesi. Bene, quella è una storia che comincia nel 75, non nel 2002. Va bene, quello è un po' più interessante. Ah, va bene, andate. E lì abbiamo fatto come gli architetti, siamo andati a chiedere, abbiamo fatto dei film, intervistare tutto il mondo, ma siamo andati anche a disegnare. Abbiamo disegnato tutto. Tutto quello che volevamo portare in mostra, perché non c'erano gli oggetti pregiatti, lo abbiamo disegnato tutti come superficie ribattuta,
quello che era accaduto soltanto a Venezia, per quello bisognava quella cosa che Scarpa chiamava memoria causa, no? Il rilievo dell'esecutato che nessun architetto ha mai fatto nella vita, no? Nemmeno io, abbiamo dovuto fare anche la curatela del 2008, non c'era nessun disegno dell'esecutato, no? Allora ci siamo buttati a fare le interviste, a fare i disegni. Abbiamo fatto la mostra tramite lo studio. Io ritengo sempre, se ti metti questo orizzonte di indagare, di investigare, di studiare, è molto produttivo. Il mio unico problema è che dopo questa mostra ci sono state delle domande e non ci ho ancora avuto tempo di rimettermi nell'archeologia della TV e fino al prossimo anno non ci posso nemmeno rientrare perché c'è questa architettura dell'apprendistato, c'è questo radar, ci ho fatto un'altra mostra, sono molto fiero che ancora a Lisbona, molto più nerd, c'è una mostra con la collezione tecnologica del Museo dell'Elettricità. Tu ti ricordi di quel posto, no? Della centrale elettrica? Sì. Allora è lì la mostra. Ah, bellissima. È impossibile, voglio dire, Impossibile cosa anche da fai? fare. Quello ti ammazza, no? No, no, è È fantastico. talmente, infatti era la debolezza di quella sessione della triennale, Sì. perché era talmente forte lo spazio che era molto difficile poi usarlo come spazio espositivo, no? Sì. No, no, mi sono buttato e adesso ancora a Lisbona fino a maggio, ritengo. Dopo ti spedisco. Facciamo un librettino con qualche foto, ma questa è una mostra molto strana. Non so, strana, è una mostra perché quello dice Museo d'Arte, Architettura e Tecnologia, no? E la nuova direttrice ha capito, ma cavolo, dice tecnologia nella porta, nessuno se n'è mai occupato. Ma non hanno una collezione tecnologica, come no? Hanno una collezione incredibile, 100 anni di elettricità, quello è il museo dell'elettricità, no? Allora hanno detto, vai, comincia a fare le mostre, dai, bisogna che ci siano delle mostre, che ci sia lavoro con la collezione. Allora ho scoperto la cosa più, insomma, ci sono messo a studiare, ma ti trovi davanti a una collezione talmente grande, non è che ci ho 40 anni per fare questa cosa. Allora ho scelto degli oggetti, ho fatto dei copioni, ho imparato un po' questa lezione dell'università aperta e ho deciso di trovare 10 oggetti, di fare dei copioni, delle domande a ogni oggetto e chiedere aiuto al museo. Io ci ho fatto questa mostra che si chiama Contatore di storie, no? Che sono letteralmente 10 contatori elettrici. Fin dal primo, dall'Edison, all'ultimo, questo bidirezionale della transizione energetica. Bella Allora, la intanto. cosa che hai imparato di tutti i documenti che ci hai fatto vedere, poi no, è quello che magari conoscevi meno, cioè lo script delle trasmissioni, che sicuramente era una sceneggiatura in cui le domande, in cui il dialogo diventava importante, no? Sì, no, sono. E tra l'altro, e dove c'era la truffa, dove c'era la intelligenza sistemica, perché questi, come non avevano una lira, andavano loro a filmare, no? Non pagavano per portare l'equipo della BBC, no, no, andavano loro a filmare. Ma se non si poteva andare, allora c'avevano la BBC. Quel programma della Torre Einstein, incredibile. Perché era Potsdam al tempo, non era. Non vai in Germania Fare orientale a fare un film, no? No, no, niente, va bene. Facciamo un plastico. Ma non è un plastico d'architetto, è un plastico schifosissimo fatto degli effetti speciali della BBC. Filmato tutto attorno, fantastico. Ma dopo c'hanno tutta la produzione, incredibile. Fanno un'animazione dei disegni di Mendelssohn. Una cosa basica, no? Il scrape back. Come viene fatto? C'hai l'acetato, no? Trasparente, fai la fotocopia del disegno lineare e dopo con l'alcol, il bastoncino di cotone, cancelli, fotografi, cancelli, cancelli, finché hai cancellato tutto. Dopo
riversi il film e c'hai queste Al contrario. animazioni che loro mettono la musica dei disegni di Mendelssohn, la torre, la guerra, le bombe, il Magnificat e l'immagine attorno. La migliore spiegazione dell'espressionismo che abbia mai visto in vita mia. 4 minuti perfetti. Eh? Perché c'era, giusto, tutta questa. Esperienza anche sulla TV e sul. Sì, no, incredibile. Allora mi sono divertito molto. Quello ho capito. Quello di dire sì. Questa lezione, perché questa mostra al MAT c'era sempre quel problema di. Non era per architetti, non era con architettura, parla per tutti. Come cavolo fai a entusiasmare tutto il pubblico su questi oggetti noiosissimi che non servono al sistema, solo servono al negozio, che sono i contatori, no? Ho deciso di prendere gli oggetti sociotecnici più noiosi e allora. Ma la logica di non parlare per il tuo chiostro. Mi ha servito molto. Questa mi Sempre. piace molto. Bene, allora io chiedo solo agli studenti se hanno sia quelli da casa, perché abbiamo una doppia, Giusto. si seguono un numero da casa e un numero qui dall'aula, e chiedo a qualcuno di voi se ha delle domande da fare a Joachim, che è stato molto generoso nel tempo che ci ha dedicato. Allora, aspetta, lo senti questo? Lo senti? Dimmi, dimmi, no. Avvicinati qua, avvicinati qua. Sì, no, no, così fai la domanda. Vai. Stai lì e ti fai la domanda, mi fai la domanda. Ciao. Buongiorno. No, io ho una curiosità. Io ho iniziato la lettura di un libro, anzi del libro, e dall'inizio, anzi nella prima parte, mi è sorta una domanda che è legata alla scelta 50 anni fa ormai di fare appello alla BBC come partnership, come medium principale, perché abbiamo detto che insomma, se è stato un successo Robin University è stato legato al fatto che sono stati fatti un uso di media diversi, dalla stampa alla radio, alla televisione, fino a tutta una serie di booklet. Ecco, mi chiedo quanto secondo lei abbia influenzato questa partnership con la BBC rispetto piuttosto a una radio indipendente, perché se è un progetto nato dal basso, insomma, la BBC è un sistema privato-pubblico, quindi perché la BBC e non, che ne so, adesso lo dico in modo di provocazione, non Sì. ITV o qualche un altro. Grazie. Giusto, no, bellissima domanda. Riferimento, c'è un momento, c'è una cosa molto importante, c'è un grande libro molto noto di uno storico chiamato Asa Briggs, che è una storia della BBC. E la parte sull'università aperta è simultanea, si chiama Pirati i professore, perché mette insieme la università aperta e la radio pirata, che è la radio pirata. Sai quando cominciano e come cominciano le radio pirate? La BBC ha il monopolio, no? Sia della radio sia della TV, e viene sopportata dal canon, dalla tassa di emissione che la gente paga. È noiosissima la BBC, non passava la musica pop. Erano noiosi, volutamente noiosi. Allora, questi ragazzi della Radio Caroline prendono delle barche con delle masti grandi per fare l'antenna, si mettono oltre le 3 miglia, no, della protezione legale e fanno la emissione da lì, emissione commerciale, con pubblicità, con la musica pop. Si hanno fatto un film su Radio Caroline, sì. Giusto. Comincia tutto, appunto, no? Ma la storia è meno romantizzata. Vengono tutti messi perché c'è il monopolio. L'università aperta è fatta da tutti quelli che
a cui non piace il monopolio, ma soprattutto a cui non piace il highbrow, la non voglia di comunicare della BBC. Ma la BBC ha tantissima intelligenza messa lì dentro, no? La BBC, se vuoi capire perché questi sono anche i partner, vedi cose come Ways of Seeing. Il programma modello per loro è, ci sono quattro programmi del 71-72 chiamati Ways of Seeing, di John Berger. Poi... Sì, gli do io... Luca, eh? È uno dei libri basici che io utilizzo sempre, tra l'altro è molto bello sia la versione solo scritta ma che quello con le immagini, no? Che poi era la trasmissione televisiva, quindi ho il PDF e glielo do ai ragazzi la prossima volta. Va bene. Allora, questo rapporto, io ci ho pure una cosa intermedia che se vuoi ti spedisco, che è la pubblicazione nella rivista della BBC, nel The Listener. Ah, questa non ce l'ho. Che c'era lì nell'archivio, nel materiale contestuale del grande... Ma c'era anche Civilizzazione, quella cosa noiosissima dell'altro. Ma la BBC, e questo era importante, era la infrastruttura. Perché la BBC aveva la distribuzione. La BBC non era il partner di produzione. Era il partner di distribuzione. Chi aveva la rete, chi aveva accesso, chi aveva copertura, era la BBC. No? Quello è la domanda. Perché tra l'altro la BBC veniva pagata dalla tassa, ma era molto chiaro che nemmeno una lira della tassa poteva essere utilizzata per la produzione della Open University. Loro hanno fatto un arts faculty, no? Che è separato per produrre queste cose. Okay. La BBC ha prestato la infrastruttura a Alexander Palace, perché se ne andavano, tra l'altro. La BBC ha lasciato lì, quello è un posto molto importante, la prima emissione di TV inglese è stata fatta da lì nel 1936, ma a quel momento, al 69, 70, 71, se ne andavano al broadcasting, alla nuova sede, e lasciavano quello alla produzione dell'Università Aperta, finché l'Università Aperta si è divorziata e ha costruito le sue installazioni di produzione mediale a Milton Keynes, no? Ma per quello cominciavo con il problema della radio pirata. Il problema della BBC era la distribuzione, era la trasmissione, e evidentemente era un grande, grande conflitto. Qualche volta io c'avevo dei programmi che la BBC aveva censurato. C'erano tanti problemi, perché la BBC diceva questo non va bene, è troppo one-sided, no? Troppo unilaterale, per esempio. No, questo non lo trasmettiamo. La BBC era la infrastruttura, il filtro della distribuzione, per stare insieme. Era quello che arrivava a casa di tutto il mondo, più che il partner di produzione. Per quello è talmente chiaro, per capire il modello BBC, è quello, no? Appare la radio pirata perché la BBC c'aveva la politica di gusto, no? Molto, molto noiosa. Cosa ha fatto la BBC? Intelligentemente ha assorbito le radio pirate. Ma il problema era quello. Per quello c'è stato sempre conflitto, e nell'80-81 c'è stato anche un divorzio. E meno male che il CCA è riuscito. La cosa è talmente malmessa che i video, dopo ho scoperto perché i video non erano su internet.
perché nel divorzio loro hanno perso la registrazione dei diritti, il record, e c'hanno paura che la BBC gli rompa le scatole. Allora non mettono. No? Chiaro. Quindi c'è tutto il lavoro di andare a ritrovare i diritti che non esistevano, tra l'altro, perché loro sapevano produrre senza incorrere in costi, per quello ridisegnavano tutti, no? Ci sono delle cose incredibili, c'è una corrispondenza della Fondazione Frank Lloyd Wright, cioè, di merda, come cavolo si permettono di rifare un disegno di Frank Lloyd Wright? Non serve, non bisogna, sono perfettamente attendibile. Credete di farli meglio di Frank Lloyd Wright? Come vi permettete? La cosa. E loro ci scusiamo, perché loro dicevano, va bene, noi diciamo tutto per scopo pedagogico, per ragione di uniformità, di qualità di stampa, perché abbiamo un colore, perché? Perché erano loro i disegni, non si pagano diritti per fare i disegni, no? Per stampare gli altri, sì. Era tutto fatto così. Ma nel divorzio, l'università aperta ha perso tutta questa documentazione e non hanno i soldi, la voglia di farla. Per quello, senza il CCA, allora chi ha il permesso di metterli online è il CCA, non l'università aperta. Se ci pensi a tutto quello che succede oggi, no, con i nostri amici nelle scuole, in varie scuole del mondo, che ridisegnano i progetti e fanno i libri, appunto, È giusto. ridisegnando i progetti di architetti famosi proprio per ridurre i costi e rimettere in circolo nuove, no, interpretazioni. Sì, giusto. No, tutta Grazie. la scuola della pirateria, io ci ho parlato a lungo con Nick, no? Il produttore della BBC, che è il mio grande compagno di pirateria su queste cose. Ci siamo divertiti tanto. Ragazzi, c'è qualcun altro che vuole fare una domanda? Sì, vieni. C'è un'altra domanda per te. Salve. Salve. La mia domanda era, nel suo libro The University is Now on Air c'è una citazione di McLuhan che dice: "The more something is entertained, the more something entertained, the more it pleases the audience, and therefore the more effectively it could educate." Ok, le volevo chiedere, ultimamente si sta vedendo questo trend di gamification di più aspetti della nostra vita, cioè di rendere molte più cose intrattenenti e piacevoli da fare. Questo, dal suo punto di vista, convergerà con l'educazione o fino a quanto potranno avvicinarsi senza trivializzare troppo il significato dell'istruzione? Quello è, insomma, come io per difetto, qualche volta io faccio, da me piace molto quella risposta, ti fanno una domanda e tu, insomma, prendi, disegni una porta che non c'era prima sul muro e te ne vai di là, no? Per non rispondere. Ma non è non rispondere, è di non fare una dicotomia. Da dove viene quella citazione? Quello è di un testo molto piccolo degli anni 60 di Marshall McLuhan chiamato La scuola senza muri, la aula senza muri, Classroom Without Walls. Cosa dice lui? La maggior parte dell'apprendizaggio, apprendistato, avviene fuori dall'aula. Questo già 60 anni fa, non adesso. Impariamo più da tutto, no? Dei media che
quello che impariamo direttamente nell'aula. Allora, da tanto che con i media, no, quello che impariamo noi, quello, la informazione che utilizziamo, qualificata o meno, per funzionalizzare la testa, la unica fonte non è l'aula. L'aula è la fonte più piccola, no? Che viene, abbiamo capito, probabilmente oggi viene utilizzata come filtro che come accesso per sé. No? A questo, immagino sia questo che tu vuoi dire come trivializzazione, no? Ma io sto parlando in un livello diverso, perché io non sono sicuro che sia importante di dire fuori dell'aula le cose sono triviali, e nell'aula non sono triviali, sono importanti. Quello è troppo semplificato per dire, perché infatti apparentemente abbiamo accesso a tutto. Il grande dibattito, no? Se pensiamo che abbiamo accesso a tutto, come paghiamo? È quello, no? Chi guadagna quando tu accedi a tutti i contenuti online? Quando trovi, chi guadagna quando trovi gratis quello che cerchi? Chi guadagna? Tutti e nessuno. No, no, chi guadagna? Chi guadagna? No, no, sto parlando di soldi lisci, pesanti, buoni. Nessuno. Uff, stiamo parlando della maggiore corporation del mondo. Ogni volta che trovi quello che cerchi e altri 700 cose che non cerchi, Google guadagna. No. You are the product of Google. You are sold to the advertiser who is the client. No? Tu sei il prodotto di Google. La tua attenzione è quello che Google vende al annunciante, no? Siamo d'accordo, no? Google è la più grande compagnia del mondo. Come fanno i soldi? Con le nostre ricerche, no? Ossia, noi paghiamo con il nostro tempo e la nostra attenzione quelle ricerche. E paghiamo anche perché ci fidiamo di Google come filtro. E qualche volta l'aula è un filtro, perché è un filtro collettivo, è un filtro partecipato, fatto insieme. Io ritengo che quello è più importante per non, insomma, per quello dico, non trivializzare il contenuto, perché già il termine contenuto è triviale. Non trivializzare il filtro, la socializzazione, i rapporti che facciamo con le cose. Perché evidentemente possiamo sempre... Questa è una regola molto vecchia, follow the money, no? Segui i soldi. Se ci siamo tutti d'accordo che non ci sono pranzi gratis, le cose, no? Perché? Perché chiami qualcosa triviale? Perché non ha valore, no? Non è quello? Era più un sul massacriala, sul watering down, sull'annacquamento, giusto, sul watering down dei concetti. Appunto, ma quello, no? Io mi sto mettendo un po' dietro quella struttura, perché tu stai facendo, cosa sto dicendo? Puoi seguire i soldi,
Perché non c'è niente gratis. Come non c'è niente gratis, se qualcosa sembra gratis, vuol dire che io non ci guadagno, ma qualcuno ci deve guadagnare, bisogna stare attento. Due, tu dici annaffiare, no? Annacquamento è triviale perché, insomma, c'è troppa dissoluzione, ha perso intensità. Perché? Perché è veicolato tramite i media. Ma il grande problema, noi siamo stati inventati dai media, siamo stati inventati dalla TV. Dove abbiamo imparato? Questa è una frase molto, molto famosa di Roland Barthes, che scrisse un libro su fotografia chiamato La Camera Chiara, no? Nell'80. Nel 1980, dove dice: con la fotografia avviene un nuovo valore sociale, la pubblicità del privato. Il privato viene costituito in quanto sé, in quanto tale, in pubblico tramite la pubblicità. Questo lui parlava, ma dove abbiamo imparare? Dove abbiamo imparato tutti, tutti. Non dico voi, dico tutti. Dove abbiamo imparato a essere soggetti? Dove abbiamo imparato la nostra intimità, a muoversi, a toccarci, no? Tutte le cose intime della vita. Sono stati i genitori che ce le hanno insegnato? Hanno imparato tramite cosa? Tramite il psicodramma collettivo dei media, no? Siamo già noi anacquati, è quello, no? Di pensare che c'è un io o un noi, e dopo ci sono i media, e c'è un modo di dire questo, è un po' uno stacco che è un modo molto semplificato di analizzare. Noi siamo già i prodotti dei media. Per quello dico, se seguiamo i soldi, capiamo chi è il soggetto, cosa viene, cos'è la merce, cosa viene scambiato. E lì c'hai un altro modo di ricostituire il soggetto e fare altre domande. Era quello che era incredibilmente intelligente del grande McLuhan. Per quello lui diceva: The medium is the massage. No? O parlava dell'estensione dell'uomo. Siamo stati tutti reinventati dai media, delle nostre forme di comunicare, di immagazzinare, di armazzinare la memoria, la informazione. Evidentemente, no? Tutte queste cose. Dire, voglio adesso che andiamo tutti a fare dei giochi in aula? Non mi sembra, ma ci saranno delle percezioni, no? Facciamo a rovescia per rispondere. Immagina quanto io riesco ad imparare, sì, cerco di impadronirmi del modo come funziona il tuo mondo, no? Perché non c'è nessuna ragione per cos'è implicito in quello che c'è un mondo più profondo e un mondo meno profondo, no? C'è un mondo più serio e uno meno serio. Ma dopo, tu credi che vediamo lo stesso mondo? Chimicamente, tu credi che il nostro cervello funziona nello stesso modo? Chimicamente, non parlo, cioè non faccio niente simbolico, dico la catena delle reazioni chimiche dopo che la gente ha Google è la stessa? No, non è la stessa. Chimicamente è diverso. Allora, abbiamo dei sensori diversi, abbiamo delle esperienze diverse, vediamo dei mondi diversi. Cos'è più produttivo dire? Il mio è meglio del tuo o
Io il tuo non riesco a vederlo, aiutami, perché mi sembra importante capire che il mondo è più steso di quello che vedo io. Se ti metti questa domanda, dopo chiedere è anacquato o no, i giochi saranno probabilmente il modo di percepire il mondo, di tutta un'altra generazione. E allora, cosa fai? Dici che no? Che quello non va bene come modo di percepire il mondo? Fa senso? Non sto cercando di evadere la domanda, sto cercando di cambiare un po' il quadro dei riferimenti di quella domanda, no? Perché io ritengo che è quello che ha cercato di pensare Marshall McLuhan, no? Con tutti i suoi i media, quando dice che anche l'inglese è un mass media, no? E quello si legge un libro, se ti piace un libro, è un problema? Non impari più volentieri, no? Quello che dice è che non ha. Se io sono sgradevole, probabilmente sono molto più serio, ho tutta una rappresentazione di me come un signor professore. C'è qualche vantaggio su quello? Comunico meglio per quello? No. Appunto, è quello che sta dicendo. Quello che si muove verso le altre, che si cerca di offrire un po' di ricompensa per l'attenzione delle altre, perché questo che è intrattenimento, no? Se ti dimori nel discorso delle altre, le altre ti danno anche un piccolo compenso. È quello l'entertainment value. Quello non è un problema, no? Forse ti resi, sei più attento, impari meglio, no? Allora, giusto, non ci hanno detto mai questo. Ci hanno detto sempre probabilmente che c'è una visione molto moralista di tutto questo. Intrattenimento è una perdita di tempo, no? Non è serio. Immagina per rientrare nel tema di oggi, puoi immaginare la quantità di merda che ha sentito la gente che ha studiato all'università aperta? L'università della TV? Ah, giusto, giusto. Ho capito. Sarà quasi buona, no? Immagina la quantità di gente che ha detto che quella era un'università di seconda categoria. Che la buona era l'altra, no? Che quella era intrattenimento, che quella era anacquata. Invece è una. Scusa, se non ho risposto, ma questa è una tecnica qualche volta di mettersi un po' indietro per anche capire il marchio della domanda e dopo rientrare. Qualche volta per i media mi sembra molto importante, perché appunto l'agencement è diverso. C'è un testo sulle mostre, c'è un testo. Io non conosco una traduzione italiana, conosco l'inglese, il francese. È un testo di un filosofo, di Jean-François Lyotard, che ha fatto una mostra molto famosa negli anni Ottanta, chiamata Le Immateriali. È una mostra sulla virtualizzazione, appunto. Cosa accade quando il mondo diviene virtuale? Lui li chiama immateriale. E evidentemente tutte le conseguenze materiali e culturali
di questa immaterialità. Lui scrisse un testo prima, dopo 6 mesi di lavoro, in cui parla della interazione. Ma lui non parla della interazione nel senso di questo è molto interattivo, io faccio 2 decisioni e scelgo la fine e non so cosa. No, la interazione che lui parla è la fine dell'antropocentrismo. La interazione vuol dire che io sono all'interno del sistema, sono un altro pezzo del sistema. Non sono il capo, non sono la deificazione dell'umano. La interazione è alla rovescia, una logica quasi simmetrica, dove siamo una parte del sistema. È un po' questa logica che cerco, no, di utilizzare. Questo è un testo molto vecchio, dell'85-84. Ma è, io qualche volta vado e lo rilego per fare le mostre, soprattutto per, no? Se fai la domanda per fare una mostra, fai la mostra brutta o fai la mostra troppo densa o fai la mostra troppo piena d'immagine, per esempio, che non comunica, che non è calibrata con l'attenzione del visitatore, o che non dà al visitatore un po' di momento ludico. Tu ti piace questa mostra? O chiedi il catalogo e te ne vai? No? Non è essere cortese. Se non fai queste cose, qual è il problema? Se sei troppo serio, qualche volta non fai una cosa molto importante di fare il curatore, di prendersi cura di quello che è fragile, del nuovo. Ogni volta che non inventi questo spazio, onde possono accadere cose, che è tranquillo, che è, insomma, accogliente, il potere ti dice sempre quello che deve pensare, le cose nuove. Le cose nuove, veramente nuove, sono difficili da capire, sono fragili, parlano piano, no? Non sono particolarmente violente. Se le vuoi nutrire, se le vuoi curare, devi inventare gli spazi. E è in questo senso che le grandi dicotomie, buona cultura, cultura popolare, le cose serie, le cose anacquate, no? Sono sempre un po' pericolose in quel senso. Non pericolose per nessuno, pericolose per il mio lavoro di, no? Se, nel momento in che io smetto di proteggere il nuovo, di curare, divengo un commissario, no? Il vecchio commissario. Il vecchio commissario dei mostri cosa fa? Scegli le cose con rappresentazione, scegli le cose buone, le cose importanti, le cose serie, le cose che il ministro di cultura piace. E quello è il commissario, no? Che evidentemente si dice commissario della polizia, giusto? È un polizia, un poliziotto del gusto. Il curatore, nel senso che non è solo il curatore del vecchio museo che ne prende cura delle cose, ma il curatore che se ne prende cura delle cose che cercano di trovare una strada, deve inventare e aprire questo spazio di un po' intrattenimento, di tranquillità, di stare agio, non è male, eh? Non è male. Altrimenti sei un po' su, mamma mia, queste cose saranno importanti, le devo leggere tutti. No? Qualche volta le sorprese, ma se la gente non è ricettiva,
forse non le puoi dire niente. E a questo punto McLuhan sapeva bene questo, eh? Per quello era folle, ma molto, è molto divertente leggere McLuhan. Lui può parlare di qualsiasi cosa, di una merda, di una fotocopia, no? C'è un... o fai... Parliamo di un altro personaggio che piace. Parliamo di Munari, per esempio, no? Voi vi ricordate cosa fa Munari con una fotocopiatrice? Mm? Avete visto quelle cose che Munari fa per Xerox, il libro? Luca? Sì, tu sì. Conosci quella cosa? Sì, la conosco molto bene, Munari. Gli ho preparato anche una lezione a loro e gli farò vedere nei prossimi giorni. Quella cosa della fotocopia, no? Che lui fa per Xerox. Sì, sì. The medium is the massage. Si intrattiene, no? Incredibile. Del punto di vista di inventare uno spazio davanti perché le cose accadano, no? Aspetto non sia troppo una fuga alla domanda, non sia gioco di no, ma hai aperto altre finestre interessanti, penso, per la riflessione. E che dire? Che con quest'ultima cosa di Munari apriamo un'altra che se ne potrebbe parlare per molto tempo, perché se c'era uno proprio capace di trasformare qualsiasi oggetto, qualsiasi medium in un sistema educativo, era esattamente giusto. Munari. Quindi è secondo me una cosa estremamente, un ultimo regalo che ci hai fatto nella tua generosa lezione di oggi. Quindi io in questo momento... Andati a pranzo, se io già ho la fame, io vi avevo promesso, io parlo troppo, no? C'era uno che parlava più di me a Cuba, ma è scomparso, allora non c'ho... No, ti ringrazio veramente tanto, Joaquin, ci sentiremo poi nei prossimi giorni, ma ti ringrazio per questa generosa lezione che ha aperto anche diversi percorsi utili per noi e per le loro ricerche. Va bene. Quindi io ti ringrazio tantissimo. Grazie. E ci sentiamo presto. Grazie, Joaquin. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Bye.